Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Androlink e bentornati su Yu-Gi-Oh! Oggi si finisce l'arco di Yu-Gi-Oh! GX. Non vedo l'ora di affrontare il duello finale. So contro chi è il duello, l'ho visto nella serie animata, cercando poi su YouTube tramite vari video diversi anni fa, perché volevo un attimino recuperare qualche duello importante, anche se la serie non l'ho vista tutta. Però nello scorso episodio abbiamo liberato Yubel, che però abbiamo sconfitto. Vediamo ora cosa accade. Yubel fu sconfitta, ma si impose solo di Jess e sopravvisse. Yubel, questo è tra me e te, quindi lascia Jess fuori da tutto questo e duella nella tua vera forma. Lasciare Jess fuori da questo? Perché dovrei farlo? Con questo corpo riesco a costringerti a combattere il tuo amico? Non proprio. Potrei mollare il mio duel disc e andarmene via da tutto questo. E dove vorresti andare? L'unico modo per uscire da questa dimensione è attraverso di me, Jaden. Dai, ami duellare, Jaden, tu vivi per questo. Se hai troppa paura, allora devi avere troppa paura di vivere. Prima o poi dovrò regolare i conti con Yubel. Non voglio far del male a Jess, ma se non pongo fine a tutto questo, Yubel farà del male a qualcun altro. Il tuo tempo è scaduto, Yubel. I tuoi giochi finiscono qui, sarai sconfitta! Facciamolo, let's do this! It's time to duel! Ce la farà Jaden a sconfiggere Yubel? Veramente contro Jess alla fine, sì, il deck è di Jess. Allora, che belle carte, abbiamo ancora le neospaziali. Wow, perderò. Beh, evocherei Neos Eroe Elementale, nuovo Neos, almeno abbiamo una carta con un attacco elevato. E mi aspetto ad attivare Fulmine Voltex, non vorrei che ci fossero brutte sorprese. Vabbè, sì, questa va nella zona carte cristallo, ok. Carte trappola e magia. Vediamo un po'. Ah, sì, si aumenta l'attacco, vedi? Ho fatto bene a non utilizzarlo prima. Attenzione, sentiero dell'arcobaleno? Ah, scartando può eliminare... Ok, ok. Mi può distruggere un'altra volta Neos, ma posso comunque sia evocarlo, perché è comunque considerata una carta normale. Un mostro normale, non con effetto. Oh, usiamo la spada, va, voglio vedere chi ha coperto. È uno spreco? Non troppo. Allora, possiamo evocare il delfino? Vai. E usiamo oltre l'anima per evocare Neos. Però quella carta coperta non mi piace. Ok, non è nulla. Aspetta però. Questa va bene solo se ha dei... Ah, ma no, è diversa questa. Oh, cavoli. Le mostre bestia... Tutti i mostri diventano... Tutti i mostri bestia cristallo diventano scuri. A dire il vero potrei rievocare Ness che ho già sul terreno. Allora, potrei rievocare Neos che ho sul terreno e farlo diventare semplicemente Neos Eroe Elementale. Però... Boh. Perché poi potrei fonderlo. Non lo so. Mi sta molto strana sta faccenda. In teoria sono protetto per un altro turno. Vediamo come va avanti. E ti attacco. Molto facile sto duello, davvero. È andata benissimo. Jaden sconfisse Yubel e Jess fu liberato. Jaden, sei tu? Ci puoi scommettere, amico. Cos'è successo? Lui ti ha salvato, certo. L'ho sempre saputo che l'avrebbe fatto. Non ho mai avuto intenzione di tenere il tuo amico. Volevo solamente la sua carta super polimerizzazione. Ah, quindi Yubel aveva un piano malvagio. Ma perché? Lo scoprirai presto perché. Ok. Con chi vorrà fondersi? Oh, attenzione, il ritorno del Re Supremo. Yubel si preparò per lo scontro finale con Jaden. Vuoi duellare Yubel? Fatti sotto, dai. Seguimi se hai il coraggio. Jaden, aspetta, la seguirai veramente? Certo, devi chiedermelo. Penso che non mi lascerai venire con te, quindi prendi il mio deck e fagliela pagare. No. Yubel spiegò il motivo della sua trasformazione. Lei assorbì i raggi della luce di distruzione. Yubel voleva unire tutti i mondi in uno solo. In quel modo lei e Jaden sarebbero potuti stare insieme per sempre. Yubel non sapeva che l'industria di Illusion e la tecnologia di Kaiba potevano effettivamente farli stare insieme. Che poi Yubel poteva comparire tramite il regno delle ombre. Vabbè, è molto, molto strana sta faccenda. In poche parole, Pegasus voleva rincontrare la sua amata morta, molto giovane, e quindi tramite lui che riusciva con l'occhio del millennio a rendere vere le carte e
industria di Illusion che lui possedeva, la tecnologia di Kaiba, potevano appunto far sì che lui potesse ricongiungersi con la sua sposa. È un po' più complicata di così, ma ve l'ho detta molto semplicemente. Gladiatore bestia Attorix. Attila. No, Attorix. Amrabacicicocco. Giankenpo. Ho vinto lei. Oh, ok. E va per seconda. Una vera gentildonna lei, Yubel. Che poi in realtà non è né maschio né femmina nella versione giapponese, però. Io nello scorso video ho detto che era maschio, ma in realtà non ha proprio un vero e proprio sesso. Ok, mettiamo subito un'emergenza e ci prendiamo. Ok, Necrombra, dovremmo andarlo al cimitero veramente per far sì che abbia effetto. Ragazzi, ma evochiamo Escuridao? Giuro che non conoscevo sta carta. Non sapevo davvero l'esistenza di Escuridao. Sparkman e Neo, se prende 100 punti per ogni mostro elementare al cimitero. Ragazzi, stiamo a 2700 punti di attacco così. Va bene. Vorrei mettergli verde d'arcobaleno come equipaggiamento per evitare che Yubel abbia qualche mostro con effetto strano. Che potrebbe benissimo avercelo. Ok, sepoltura sciocca. Si è mandato al cimitero. Madonna ragazzi. E io non ho niente. Prego. Ah. Eccolo. Cavolo. Ragazzi, mi fa il culo. Mi apre. Ragazzi, allora, Yubel terrore incarnato ha un effetto rottissimo. Hai evocato normalmente un mostro. Ah, sì, è vero, super polimerizzazione, la super polimer. Questa, vai via. Bene, 1 e 2. Salvo. Volevo fare con Sparkman mettergli vero di quello che era lì, non mi ricordo, c'è più il nome, e vedere se effettivamente l'effetto di Yubel terrore incarnato venisse negato. Però non ce n'è più bisogno. Io vado con l'attacco più forte che ho per evitare brutte sorprese. E infatti, vedi? Sì, vabbè, è finita. Ok, oh, allora. Bello. Ragazzi, mi sta andando liscissima. Yubel vuole distruggere le realtà. Tu ed io saremo insieme per sempre. Bene. Non proprio. Come? La super polimerizzazione non sta fondendo le dimensioni. Non posso permettere che quello accada. Invece sta fondendo noi. Noi? Io ve l'ho capito. Hai iniziato con delle buone intenzioni, ma hai smarrito la strada. Eri da sola. Così sola. Ma non sarai più sola, Yubel. Ti aiuterò a ritrovare la strada giusta. Insieme combatteremo uniti. Dopo il duello, l'Accademia del Duellante ritornò indenne sulla Terra, insieme a tutti gli studenti. Tuttavia, nessuno sapeva dove finirono Jaden e Yubel o se li avrebbero mai rivisti. Il ritorno dell'oscurità, penultimo duello. Dopo che si fu riunito con Yubel, Jaden contemplò cosa fare. Proprio in quel momento le tenebre avvolsero il mondo, facendo svanire tutti tranne Jaden. Perché Jaden ha Yubel dentro di sé. Impossibile, tutte le persone sono scomparse! Wow, Jaden... È giunto il momento di risolvere tutto questo. Tu chi sei? Mostrati! Chi sei? Sono Night Shroud. La gente è stata inviata nel mio mondo. Ancora tu, che cosa vuoi? Non ho alcun desiderio. Mi muovo semplicemente con la volontà dell'universo. E l'universo vuole la tua gente nelle tenebre per l'eternità. Io e il Monster sono il riflesso dell'anima di un duellante. Se il tuo cuore rimane nella luce, la pace verrà nel tuo mondo. Ma la maggior parte dei duellanti hanno le tenebre nel loro cuore. E dove c'è l'oscurità? C'è Night Shroud. Io non ho aspirazioni. La gente mi ha portato qui e io li ho portati via. Ma Jaden non è una persona. Jaden è mezzo carta. No, è mezzo. Ecco, ti stai dimenticando di qualcuno. Yubel! Non sei solo, io sono con te. Ok, duelliamo allora, ragazzi. Penultimo duello. Ambarabacci, ciccocò. E ho vinto! Allora... Vado per secondo, se ti sta bene, Mr. Night Shroud.
Raga, sto duello non è fattibile. Ah, però... però, non sarebbe male l'effetto di questa... di questo prismero elementale. Mandiamo... ok, scegliamo un po'. Oddio, Dark Bright. Ma che è? Ok, sì, perfetto, perfetto. Mandiamo Necrombra al cimitero. Assolutamente. Perfetto. A questo punto, attacchiamo. Your face. E via! Bomba. Allora... ho una mezza cosa in mente. Ho una mezza cosa in mente. Evoco Neos con il potere di Necrombra. Qui. E poi attivo richiamo del posseduto. E mi evoco Necrombra. Ok? Qui. Ora, lui credo abbia la carta coperta che ti permette di bloccare un attacco del nemico e annullare gli effetti. E non lo fa. Non lo fa. Non lo fa, non lo fa! Bene. Benissimo. Attivo l'effetto di prisma e Dark Bright. Scelgo ancora Dark Bright. E mando Sparkman al cimitero. Vabbè, ma quello no! Quello no! Non so se ho vinto. Ho vinto. Non ha voluto sacrificare la carta. Avrebbe vinto lui al turno successivo. Vabbè. La vita non è mai facile, ma è questo ciò che rende la vita incredibile. Come puoi godere i momenti difficili se non li vivi? Ma puoi godere... non si gode nei momenti difficili, si soffre e basta. Jaden Yuki, un giorno io tornerò. Non credo, finché noi crediamo nei nostri amici quel giorno non verrà mai. Poverino. Ragazzi, ultimo duello per GX, il duellante leggendario, e andiamo così. Ora annuncerò i top duellanti della lista dei laureati. Ma non lo voglio, perché se lo faccio sarete tutti laureati e mi lascerete. Meglio così. Dottor Crowler, per favore, un po' di decoro. Bene, farò l'annuncio. Il nostro miglior duellante è... oh, sembra che ci siano tre studenti. Alexis Rhodes, Charles Princeton e Cyrus Truesdale. Ora, prima che Dr. Crowder ci affoghi con le sue lacrime, cominciamo la cerimonia di consegna della laurea. Jaden Yuki, congratulazioni per la tua laurea. Certo, lui ha salvato il mondo, però i migliori duellanti sono altri, perché la vita, quando sei a scuola, non conta un cazzo. Curi Bolato, stai cercando di dirmi qualcosa? Venire con te? Dove? Ti stavo aspettando, Jaden Yuki. Non ci credo, tu sei... Cominciamo con il tuo duello di laurea. Il mio duello di laurea? Ma mi sono già laureato! Il tuo duello di laurea reale! Ti ho tenuto sotto l'occhio questi ultimi 3 anni. Voglio vedere se sei diventato un duellante degno della carta che ti ho dato il giorno che iniziasti l'Accademia del Duellante. Affronterai il prescelto. Dove sono? Tu sei Yuki Muto! Tu sai chi sono io? Il prescelto. Potrebbe essere una domanda strana, ma tu sei qui per duellare? Perché io ero fatto un sogno in cui Kuribo mi ha detto che io avrei duellato contro qualcuno di speciale. Beh, Kuribo non sbaglia mai. Duelliamo! E vai! E come vinco contro Yugi con un deck eroe elementale? Non si può. Bene, mi sa che ho perso. Adoration, eroe... oh, bello. Molto bella la carta che sto per giocare. Adoration. Che cavolo, ma io sti mostri elementali, o meglio questi eroi, non li conoscevo. Poi ha un effetto davvero fighissimo. Guarda, evoco anche lo scarabeo giusto per così, mi piace. Lo voglio vedere in campo, ok? Ora è Jackie, boom, finito. Anche se giocherebbe Fulmine e Boltex, credo. Cavolo, vedo alcuni mostri che non conoscevo. Trinity, Gora, Dian.
Oh, intanto 900 danni inflitti, buono così. Il problema è sto cambio di maschera che mi dà fastidio. Mi tartasserà per tutto quanto il duello. Oh, cavolo. Ma per fa perché? Ah, però. Aspetta! Non gli bastano i punti. Perché l'ha fatto? Per distruggermi lo scarabeo? Vabbè, no. Dai, no, però. E no! Senti, caro mio. Sai che ho fusione miracolo, sì? Bene. Questa carta guadagna 300 attacco per ogni mostro eroe elementale bandito. Vai. Uno. E due. Due mostri eroe elementale banditi. Senti il potere. Eccolo! Il brillante eroe elementale! Sì, ci manca pure che lo metto in difesa. Va bene. Non gli basta comunque. Teschio? Il teschio evocato. La mia carta preferita. Ah, la maga. Ah, vabbè. Da tipo metà storia che non ha più il teschio. Beh, ho più paura per questa. Sinceramente, a 3000 di attacco, non vorrei dire. Mi intriga molto quello che ha fatto Yami. Ha messo una carta coperta che non serve a nulla. Ho vinto, ragazzi. È finito Yu-Gi-Oh! GX. Grazie, Yugi. È stato un duello fantastico. Mi ha ricordato che non importa quello che succederà in futuro, perché c'è una cosa che non mi dimenticherò mai. La gioia di duellare. Ragazzi, diamoci da fare, achievement sbloccato. Ah, mi manca un po' di duelli invertiti, mi mancano, eh. Però, ragazzi, Yu-Gi-Oh! Allora, Yu-Gi-Oh! Prima serie completata al 100%. La seconda... Ah! Più della metà ne ho fatto. Anche questo arco di Yu-Gi-Oh! Finisce. Nel prossimo cominceremo Yu-Gi-Oh! 5Ds. E poi da Zexal sono totalmente blind. Se non per gli artista amico, che credo forse in Arc 5 ci sono. Non lo so, io conosco gli artista amico... Conosco i Pendulum, Drago Occhi diversi com'è, non merito... Sinceramente dopo 5Ds ho droppato totalmente la serie. E già qua c'erano carte che non conoscevo, quindi... Come sempre in descrizione trovate il link per Instagram, lo shoutout per i miei abbonati al livello Star al YouTube Start Game. Starà solo, quindi abbonatevi! No, scherzo, scherzo. Non lo farei mai, non obbligherei mai nessuno. Come sempre però vi do l'appuntamento al prossimo video. Bye bye!